ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buona domenica, buongiorno a tutti e buona domenica e benvenuti a Ritornelli. Ciao Paola, come stai? Benissimo, do la mano a Luciano Nelli perché so cosa mi aspetta. Ma no. Che ti aspetta? Ma dai che mi fanno gli scherzi tutti. La nascondo questa. Quando mi incontrano mi fanno lo scherzo di Luciano Nelli con questa mano, dai, ma guarda, nemmeno all'asilo queste cose, nemmeno all'asilo. Tu, che sei stato capace di scrivere un testo fenomenale, come le donne amano, ti permette di fare sti giochi qua. Vabbè, allora non lo faccio più. Via, giammai. Bel testo che non piace solo alle signore, ma anche agli uomini, devo dire. Sì, nelle sale da ballo, quando eseguiamo questa canzone, qualcuno mi ha detto anche una cosa un po' particolare, che è vero che il testo è significativo e piace molto anche agli uomini, piace anche alle donne. Però è un punto di vista nei confronti della donna visto un po' dal punto di vista maschile, quindi è un po' una cosa. Questo così. Dici, è per questo che piace agli uomini, quindi piace agli uomini che è visto, cioè come la donna, ma visto dal punto di vista maschile. Comunque tu e Gianni Coletti avete avuto una gran bella idea. Bella intuizione, la canzone è molto bella, il testo è sicuramente molto bello, anche la musica, e quindi ascoltatela. Me la dedico da Luciano Nelli per tutte le donne. Le donne amano. Le donne amano. Le donne che ti offrono l'amore ai bordi delle strade di città sono donne a cui la vita ha rubato gli affetti e la propria dignità. Le donne amano e sanno sempre cosa fare. Le isole nel mare, sotto le stelle il cielo blu. Le donne sognano il vero amore, non l'avventura. Le donne che non hanno paura di guardare in faccia la realtà. Una carezza, due parole, è solo questo che le servirà. Le donne sognano, le donne amano, le donne. Luciano Nelli. Pizzica. Molto difficile questa canzone. Questo è uno scioglilingua. Interpretata da Ciracci Gallone Palma. Vedi, tu parlavi anche della spa. Questo qui è un tipo di massaggio particolare che lascia un po' di lividi. Ma è un massaggio pizzicantellissimo. Arriva Pizzicantella. Provate a cantarla e a ballarla con noi se volete. Thank you.
fondo sai calore. Pizzica, 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 cantella, 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 pizzica, 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 anche in Portogallo, quando c'era l'isola dei famosi, abbiamo detto vabbè, c'è l'isola dei famosi e noi facciamo l'isola dei Cristiano ha detto facciamo l'isola dei pidocchiosi, solo che è andato in quest'isola qua e ci ha trovato veramente tanti pidocchi, però ogni tanto va lì qualcuno che cerca di fare anche dei provini, non so perché oggi so proprio per forum. Allora, per chissà forum. Perché noi abbiamo avuto tanti, noi dobbiamo svelare una cosa al pubblico di Ritornelli, sì, perché siamo sinceri e schietti, tanti dei cabarettisti che vengono ospiti da noi veramente hanno fatto le comparse in quel di forum, che come sapete che qualche volta narra creato, di cause vere ma interpretate da attori, spesso sono attori comparse, insomma non sono lì. E così abbiamo sputtanato forum e siamo a posto. No, vabbè, ma noi dobbiamo dire queste cose perché in diretta noi facciamo tutto ciò. È vero? Quindi il provino di forum viene fatto sull'isola dei Pidocchiosi. Va bene, dai, voleva fare, cioè, beh, andiamo a vedere. No, no, ma è vero, quello che hai detto è pura verità. Vediamo le però prove. In ogni caso, sì, però abbiamo, la Paola è stata chiarissima, ha detto che comunque le cause sono vere, ma interpretate vere, da attori. Vere. A volte interpretate da attori, no, non sempre sono. Magari uno di questi, personali, volevo dire, sarà preso proprio dall'isola con Cristiano Chesi e lo vedremo prossimamente su uno forum. Uno dei Pidocchi, per esempio. Capito? Vabbè, comunque. L'isola dei Pidocchiosi. L'isola dei Pidocchiosi, Cristiano Chesi. Luciano, ho trovato queste foglie, ora mi ci voglio fare un ventaglio, perché qui fa caldo, allora ora questo ventaglio mi sventolo, capito? Che sono qui i provini per forum! Oh, ancora lei, non ci sono provini qui, è un'isola deserta, lei è provini! Ma io me l'ho anche preparato! Ma cosa me ne frega se sei preparato, mi scusi! E allora io che non posso far sentire niente! Ma cosa mi fa far sentire? Tanto tempo ho perso per niente! Me lo faccio sentire, giù! Allora, per forum. Per forum. Lo sa che si fanno le cause, no? Sì, l'ho preparato. So, sì. La causa preparata. Se lei tende ancora panni e mi sporca quelli bianchi che io metto sotto, quanto è vero, cioè, lo salgo su e gli strappo tutti i capelli. No, caro mio, io i panni li tendo quanto mi pare. Anzi, gli ti do di più, fumo anche una bella sigaretta. Ma sopra mia no! E gli butto la cenere di sotto. La cenere su panni? Sì, una volta. L'usavo la cenere, ora non si usa più. No, se tu mi butti la cenere su panni, quanto è vero, cielo, io prendo l'acido solforico e te lo spruzzo su. Oh, bene, bravo. E lo sai che fai io? E io vado a forum. Venga anch'io. No, tu no. E perché? Perché no. Ma senti, Luciano Elemento, è questo qui. Ma non vada mai. Luciano Nelli. Chi? Luciano Nelli. Voglio la Marcuzzi. Alessia. Vai. E arriva Marco che ci fa ascoltare Il cielo è una coperta ricamata, una canzone della tradizione popolare rivisitata. È vero, sì, è una tradizione, tra l'altro mi dicono una canzone vecchissima, sì, popolare. L'ha rivisitata con l'aiuto di Pietro Galassi, ma l'aveva anche già interpretata il nostro Paolino Bertoli. Paolo prima Bertoli, di lui. Esatto, sì, sì. Che Paolino lo chiamiamo così in modo affettivo. Marco, Il cielo è una coperta ricamata. Oh mamma, se sapessi quanto è bello. L'ho pitturato io col mio pennello. L'ho pitturato io il suo bel viso. Sembrava un angiolin del paradiso. Lasciatela risvegliar dalla finestra.
lasciatela dormire, non farla risvegliare, dalla finestra affacciati, se vuoi sentire. Adesso, cara Paola, te tocca. Certo, vai a la signora in giallo, l'artista di oggi. Oggi fiorata, va a fare l'intervista indagatrice. Guarda che colori. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, ben ritrovati, Ringo Fox a Ritornelli, i nostri amici. Vi apprezzano, ciao. Vi conoscono, però sappiamo che sono i Ringo Fox, è vero, ma loro sono Giuliano e Betsy. Giuliano, tipicamente uomo italiano, però sembra quasi più scozzese, irlandese, mentre la Betsy è una chiara donna del Santo Domingo, che devo dire, stai molto molto bene anche con questi colori, Betsy, il rosa antico ti dona tanto, mucho, mucho, mucho. Se ti dovessero fare una domanda tipo, quale valore metteresti al primo posto nella tua lista di valori, tipo l'amore, la famiglia, il successo? La famiglia. Sicuramente la famiglia. La famiglia. Tu hai già toccato alte vette di successo quando lavoravi col tuo gruppo tutto al femminile a Santo Domingo e giravate proprio, no? Giravate poi tutto il mondo, quasi avete girato, no? Quindi il successo l'hai già toccato, l'amore ce l'hai con la A maiuscola e quindi la famiglia, i figli. Invece tu, Giuliano, sacrificheresti anche tu? No, siete no, d'accordissimo? Assolutamente no. C'è una canzone in serata che quando la Betsy la canta tu veramente te senti il corazon... È infiammato, esiste infiammato, no, infiammato. Praticamente quella che lì per lì aspetto un attimo prima di parlare è quando mi fa una catena. Cantandomi una catena. Una canzone che è una catena, una nota canzone classica, della musica. Però da forse non lo so, ti torna, mi dà dei ricordi con alla mente qualcosa e ti emoziona. Sì, dopo tanti anni, però, che ancora ti emozioni la sua voce, il suo modo di fare. È positivo, è no? Perché un grande segno di amore e di stima reciproca. E invece per la Betsy? Per me è pura follia. Pura follia, una canzone che canta Giuliano. Un pezzo del figlio di Walter Chiari. Oh, Anni Chiari, che bello. È un lento, però... Ballabile. Che arriva nell'anima. Che arriva nell'anima e Betsy sa che è dedicato proprio, sicuramente. Proprio a lei. Avete dei progetti per la prossima estate? Con la band? Qualche... Beh. Non so, un CD per esempio, brani nuovi. In preparazione, video e CD sono preparazione. Sì. Ecco. C'è una questione di tempi tecnici, diciamo. Tu scrivi, Giuliano, sei anche cantautore? No, non scrivo. Mi piacerebbe scrivere, però diciamo no. Non hai la vena, non ti senti la vena, magari. Che mi servirebbe le giornate di 26-27 ore, ecco. Perché mi manca proprio 3-4 ore al giorno. Perché l'ispirazione ce la dovresti avere, perché con la Betsy accanto manca proprio il tempo materiale di mettersi a sedere in un tavolo. Un'ora, di avere un'ora di tempo, perché non... Poi insomma ci vuole anche veramente un'ispirazione e anche una capacità, no? Di strutturare i brani, non vanno scritti così, perché mettendo insieme le sette note basta, no? Per esempio, hai scelto una canzone, di interpretare una canzone che non è di tua produzione, è una cover dell'Orchestra Vincenzi, si chiama L'Amoretta. La dedichiamo anche oggi, allora... Ma sicuramente... A Betsy, sicuramente, e a tutte le morette all'ascolto. Certo, anche alle bionde, dai, sennò poi ci vuole la parte. Allora un po' anche per me, va bene? L'amoretta e balliamo tutti con Ringo Fox. Ciao a tutti. Ma ti ricordo anche se non sei perfetta, io amo te, bella amoretta. We'll be right back.
quanto sei bella. Tu mi rispondi che mi manca una rotella, ma che ti ho detto che vuoi che sia, se mi permetto ti arrabbi e fuggi via. Allora è meglio che te ne vai, mi hai fatto male e questo tu lo sai, ma ti ricordo anche se non sei perfetta, io amo te, bella moretta. Ma ti ricordo anche se non sei perfetta, io amo te, bella moretta. Jukebox dediche, vediamo un po' chi ci scrive oggi. Ci scrivono da Bordighera. Stupenda Bordighera. Salutiamo Nino e Deninos che sono di lì, insomma. Di quelle parti. E Bordighera siamo seguitissimi, tra l'altro, in tutta la Liguria, proprio grazie a Telecupole, Telecupole Music e Telecupole Story. Quindi sì, abbiamo questo grande la possibilità di stare proprio con voi. Allora, ci scrive Alfredo che vuole dedicare a Gaetano, proprio a suo papà Gaetano, per i suoi 60 anni, Nessun Dorma, interpretata dalla voce del grande Luciano Nelli. Ah, potete grazie. Fare gli auguri in diretta? Certo, lo stiamo già facendo. Grazie, 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 ci dice Alfredo. Allora gliela cantiamo. Come si chiama? Il papà si chiama Gaetano. Gaetano, tanti dai. Auguri da Gaetano. Gliela cantiamo. Tanti auguri, tanti auguri. E allora dai. Gliela cantiamo? Gliela cantiamo. Dai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Gaetano, tanti auguri a te. Più veloce di così si muore, ma comunque sì. Arriva Nessun Dorma di Luciano Nelli in un Berlino 2015. Ah, che bello, mi piace. Ritorniamo indietro di 3 anni con la mente. Jukebox dediche. Nessun dorma, nessun dorma, tu pure o principessa, nella tua fredda stanza, cuore di le stelle che parlano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. Seguono i ritornelli attuali con la Bella e Brava, direttamente dal Piemonte, Tonia Todisco, per voi. Il sole nasce all'orizzonte e come fuoco scalderà, senti si frangono le onde, sarà passione o libertà. Mare, 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 non fermare il
senza meta porta ancora il calor, perché questa è l'ora del lavor. Mare, 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 naufragare vorrò e lasciarmi andare in questo sogno che ho. Brividi e sospiri insieme a te proverò, perché questa è l'ora dell'amor. Questo vi salutiamo, ciao, ciao amici. A tutti, grazie di essere stati con noi anche oggi, domani inizierà un'altra settimana, ormai devo dire quasi estiva, eh sì, sicuramente. E allora grazie di stare con noi, votate la canzone Regina per il mese di giugno, ormai potete già cominciare la canzone Regina per il mese di giugno inviando un sms o un whatsapp al numero che vedete in sovraimpressione oppure una mail alla mail che vedete in sovraimpressione. I più fortunati ogni settimana riceveranno un nostro album, verranno contattati dalla nostra redazione e riceveranno un nostro album. Per quanto ci riguarda, ci vediamo domani, puntualissimi. Ci vediamo qua all'Hotel Villa Rita di Montecatini Terme. Adesso a cena. Buona serata e buon divertimento a tutti. Andate a ballare perché ballando si vive meglio. Buona musica. Ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.